The Bizans sono un gruppo musicale nato dall'intuizione mia e di Don Giuseppe Priolo. Noi siamo due salesiani dell'Ispettoria Sicula che mira a coinvolgere i ragazzi dell'MGS nel fare esperienza di Dio tramite la musica e il canto. Abbiamo fatto in questi anni, ormai da circa 5 anni, diverse esperienze, diverse canzoni, alcune che parlano esplicitamente di Dio, altre invece che lo fanno in maniera implicita. Proprio grazie alla musica siamo riusciti a entrare forse nel cuore dei giovani e abbiamo scoperto anche tanti talenti in loro. Quella dei The Bizans è un'esperienza forte e bella di fraternità, vissuta nella semplicità e nel nostro caratteristico spirito di famiglia, e che vede coinvolti ragazzi, giovani confratelli e consorelle, tutti accomunati da una stessa passione che è quella per la musica, strumento potente per arrivare al cuore di Dio e di tanti altri giovani. Nelle nostre canzoni non sempre nominiamo esplicitamente Dio. Questo perché cerchiamo di avvicinarci a quei ragazzi che ancora purtroppo sono lontani dalla nostra fede. E tuttavia talvolta lo nominiamo, come ad esempio per l'inno MGS composto in occasione dell'anno pastorale appena cominciato. Questo perché chiaramente Dio è il soggetto principale del nostro credo, come anche ovviamente San Giovanni Bosco. I The Bizans non sono un gruppo fisso, è aperto a chiunque vuole fare questo tipo di esperienza. I The Bizans danno e creano opportunità. Danno l'opportunità a tanti ragazzi di far parte di un gruppo di amici sparsi un po' per la Sicilia che mettono a servizio le proprie attitudini musicali. Diciamo che al giorno d'oggi è anche un modo per evangelizzare un po'. Dall'altro lato creano opportunità perché riescono a raggiungere ragazzi che magari sono lontani dalle nostre realtà attraverso una bella canzone. Ciao a tutti, sono Marika e faccio parte del The Bizans perché ho un talento ed è quello del canto e mi piace esprimerlo e condividerlo con gli altri. L'augurio che ci facciamo è quello di poter continuare a produrre musica con e per i giovani, con la speranza che questo possa concorrere al bene di ognuno.